Tutto comincia nel 1294, anno in cui Papa Celestino V concede, la sera della sua incoronazione nella Basilica di Collemaggio, l'indulgenza plenaria ai cristiani, fino allora riservata solo a chi fosse stato in grado di lucrarla, di acquistarla. Da quel momento all'Aquila il perdono, rinnovato ogni anno, sarebbe stato concesso a tutti, anche ai poveri. E da oggi la perdonanza celestiniana è nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. È un evento straordinario, è accoglienza di una grazia ricevuta da trasmettere, perché i doni di Dio vanno comunicati. Perdonanza vuol dire crescere in modo progressivo, insieme e comunitariamente, nell'arte del perdono. Perdono significa tenere presenti i fatti, anche nella loro drammaticità, ma interpretarli e affrontarli in un modo diverso, cioè nella logica del Vangelo. Legittima la soddisfazione dell'Ufficio UNESCO del Ministero dei Beni Culturali. La perdonanza celestiniana rappresenta l'emblema, diciamo, più espressivo da un punto di vista spirituale di questa ritualità che connota in qualche modo l'identità culturale aquilana, ma insomma, permettetemi, anche ovviamente, diciamo, nazionale, ovviamente italiana.